Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati al Crow Power Club. Oggi vediamo una lista di BV Braid, Orzo Braid, quello che è. Ringrazio particolarmente Ninetales 13 per la lista. E thank you Ninetales for the list, and I hope you can do better results and better tournament. Quindi niente, ringraziamo. Io mi sono ispirato a questa sua lista molto interessante, un po' diversa dalle altre che girano in circolazione. Ho visto un po' di liste, diciamo, con i cancelli, con iniziativa che riprendono appunto un po' il vecchio Orzo iniziativa e nulla. Questa lista è molto interessante perché, come vediamo, c'è questa carta che vediamo qui, ha più o meno l'effetto di Kosky Fischer. In più mette una pedina, quindi possiamo riprendere ogni volta la nostra lama e rigiocarla come detto. Poi ci sono tantissime carte che fanno value, insomma. Sembra quasi una lista classica, poi anche diciamo molto più budget di altre liste, quindi se volete vedere la sua MTGO io ve la consiglio. Io ho giusto modificato una carta di Scythe, ho messo una Dust to Dust in più, per il resto è proprio la lista dell'utente che ho ringraziato prima. Noi possiamo anche cominciare con il primo match. Ok. Questo dovrebbe essere un match contro Ubi Terror, se non erro. Cominciamo noi. Abbiamo una mano che sembra buona anche se non c'è il nero. Io comunque ho deciso di tenerla. Qui decchiamo l'anda, ma potevamo fare anche l'embassy in cerca, insomma, di una landa. Ne abbiamo 21. Questa lista poi si è modificata nel tempo. Lo stesso utente che vi ho detto ne ha fatte diverse negli ultimi giorni, ha fatto sempre risultato, insomma, in tornei sudamericani, risulta sempre un mazzo molto performante. Come vedete qui impostiamo subito un Inspiring Overseer, non ha fatto veramente nulla per ora. Noi qui attacchiamo, poi cominciamo a fare delle varie mosse value, quindi Green Talk, riprendiamo l'Embass, ma non lo facciamo subito perché comunque dobbiamo sempre girare intorno a determinati counter. Non vogliamo che uno Spell Pierce mandi monte tutto. Bene, bene. Lui fa cast down su Green Talk. L'embas facciamo. Landa la mandiamo sotto, troviamo un'altra landa. Facciamo Glint Hook. Ci proviamo. Lui va a fare counter, spero a noi va bene. Va bene. Facciamo Dawnbringer Cleric, dobbiamo giusto una carta al cimitero. Può fare comodo. Lui utilizza un Suffocating Fumes per togliere addirittura una sola creatura. Inspiring Overseer. Qui ha solo mana aperto, quindi cominciamo a fare più value possibile. Attacchiamo. Lui, anche se fa terror e tutte le altre robe, cioè fa un arcasta uno snuff out durante il suo turno. A quanto pare sta abbastanza disperato. Suffocating Fumes, non lo vogliamo. Ah, qui becchiamo carta fortissima, secondo me. Penso sia una delle mie preferite del mazzo. Cioè, in questo matchup, qualcuno dovrebbe dire, ah, ma li fai comodo, no? Scarti le carte, ma invece rimane comunque forte perché dopo devi fare delle scelte. Lui fa per due bestioni, noi possiamo tranquillamente buttargli giù la nostra lama.
Qui è tosta per lui. C'ho Bounceland, abbiamo un botto di mana, riattacchiamo per 4, scarta quell'unica carta che c'è in mano. Roll from the cellar, ma niente. Quindi passiamo subito al secondo round del primo match. La sideboard, abbiamo messo le reliquie. Abbiamo tolto un'indoctrination attendant, abbiamo tolto remove, altre cosette. Poi per vedere bene la side potete tranquillamente guardare la decklist in descrizione. Comunque abbiamo messo anche i feri macabre. Ok, quindi una sideboard veramente semplice. Andiamo dritti al punto. Un Dawnbringer Cleric in più, sì, l'abbiamo messo. Quello qui lo vediamo, perché ne abbiamo solo uno di main. Pian piano togliamo carte, rallentiamo l'avversario, a meno che non vada velocissimo, cominciamo a macinare cose, eccetera. Ok, lui non fa nulla, che ha fatto terra e basta. Cose, mille carte, mille di nuovo carte, impazzito, che fanno Gurmag Gangler. Noi andiamo a fare tranquillamente la nostra lama, che può essere rimbalzata diverse volte, a meno che l'appunto non venga counterata. Noi togliamo una Deep Analysis che è al cimitero. Molto bene, lui fa l'altra Deep Analysis, gioca a terra, noi attacchiamo con le nostre creature, che piano piano, come vedete, fanno i loro danni, rimbalziamo la nostra lama, facciamo Inspiring Overseer, o ci proviamo. Fatto removal, fa un altro removal. Sì, non so perché non l'abbia arcastato. Ok, Solarian, e poi cosa? Gurmagander. Lui sta aperto e adesso un po' tosta, vediamo se ha Counterspell. Allora, noi comunque facciamo due Torskai Fisher qui, perché sta poco, a meno che non abbia qualcosa per recuperare i Will o The Removal, la vedo dura per lui, e perderebbe comunque. Attaccarci per 10, ma qua andiamo impavidi, lo dico tranquillamente proprio. C'ha una carta, mo, due carte in mano, infatti via. Passiamo al secondo match, immagino. Ok, ecco qui, secondo match. Ok, questa mano un po' così, control. Qui siamo contro Mono White Heroic. Un mazzo fastidioso. Però se ne sta una bella partita. Noi facciamo subito removal su questa roba qua. Probabilmente. No, va bene, sì. Lui fa tipo 40 creature. Noi facciamo scartino. Questo è pieno, c'ha due glitter, robe. Però non c'abbiamo tanti removal. Lui fa quella roba, top deck Adoranda, quindi riesce a fare sia glitter sia l'armatura. Pista per 6, questa. Ok, provo a fare doppio removal là, per forza. Lui decca altra oretta. Io faccio
Fighting Blade, questo è scala buona, ma comunque siamo pieni di removal, ragazzi, cioè qualsiasi removal qua, andava bene. L'unica cosa che appunto possiamo riprendere in mano il nostro editto più volte, questo è proprio il centro, il core del mazzo, è la cosa principale che dobbiamo fare. Lui fa un'altra creatura, però va bene. Ok. Facciamo editto. Lama. Riprendiamo lama. È tutto così. Ok. Lui si arrende. Passiamo al secondo round dello stesso match. Quindi qui cosa abbiamo? Messo, tolto, sempre Indoctrination, un giorno di una guerra. Io l'ho tolto perché dico magari ha delle soluzioni contro incantesimi, artefatti, cose del genere. Io sono andato a mettere, penso, un Suffocating Fumes in più e l'altro, penso, sono sincero. Naturalmente lui ha creatura con proiezione a nero. Soffocating Fumes potrebbe essere buono in questo spot dell'appunto. Perché non bersaglia. Meno uno dovrebbe tirarlo giù. Io naturalmente ho tre case down in mano. Risposta è. Sicuramente questa era persa. Ecco perché dovrò rimettere i giorni di Nowhere dentro. Perché anche se mi spaccano, basta che sia una volta la creatura e le aurette vanno al cimitero. Qui avevo fatto questo sbaglio di calcolo. Non ci avevo pensato. Questo specifico caso andava bene tenerli dentro appunto i giorni. E come vedete, cerco di riprenderla. Lui ha questa carta interessante, non la vedevo da molto tempo. È uno in instant o mana bianco o mana nero. Lui fa una pedina, un volante addirittura. Con lui troppo value, anche se io faccio un Gold Skyfisher, butto giù un pezzo, qui non faccio nulla. Quindi andiamo al G3 del secondo match sempre. E nulla, abbiamo rimesso i giorni dentro. Lui fa partenza super. Noi vediamo già, ecco, Dawnbringer Cleric in più, naturalmente anche i side. Va bene. Lui pista come un dannato, non andiamo a cercare risposte, andiamo giù l'anda, io qua rimango aperto, posso parare il più forte che c'ha, ucciderne un altro e provarci no, perché quello c'ha l'armatura, io pesco, ok faccio giorni su, vedete, è forte, anche se dovesse liberare la creatura non avrebbe più le aurette sopra. Lui cerca di mettere auretta, io spacco creatura. Faccio spacco armatura eterea, faccio altre creature. Io ho dovuto velocizzare un po' perché il match andava per le lunghe. Io faccio tutta una serie di cose per tenermi a galla. Ho due Titan Blade che vorrei utilizzare al momento giusto, tipo ora. Ho due paranti, due robe. Lui decide di tenere i paranti giustamente, saggiamente. Prova a tutti i costi a fare gli ultimi danni. Io fortunatamente ho un volante. C'ho l'Embas, molto buono. Trovo terra. Maledette terre. Devo continuare ad attaccare. Io faccio passare. Una sola carta in mano. Anche questo artefatto è molto carino per pescare.
Certo, non sarà Prisma, però è forte. In questo caso preferiamo Tyshorn perché non giochiamo appunto Dispo e tutte queste cose qui. Ok, un bel removal. Andiamo a esiliare la sua creatura ben equipaggiata, anche se non è equipaggiata, fornire incantesimi. Windhoek, turno nostro. Preferiamo fare Valium, quindi andiamo a cercare con l'Embass un qualcosa. Io stavo disperatamente cercando i soffochi di Infiums. Comunque, questi piccoli Mass Remover. Comunque, un qualcosa, ecco. Dire un altro volante interessante con la mia vita, ecco. Call Sanctifier, un'altra carta di side. Io ricomincio a riempire board, preferisco sempre l'Embass. A questo punto c'è un altro l'Embass. Ecco. Finché appena vedo che lui è veramente bloccato, non incomincio ad attaccare, anche perché lui è un solo volante, incomincio ad avercene parecchi. Spacco l'Embass, guadagno vite, riprendo terreno, insomma. Incomincio a girare, ecco. Una lama che in questi momenti è molto forte perché può essere flippata e ogni nostro mantenimento o perderà un punto vita e noi ne guadagneremo uno, quindi ci aiuta pian piano a stabilire anche questo tipo di vantaggio. Qui mi sono divertito a farvi vedere tutte le varie interazioni, le varie cose. Prescindere dal match e quello che è, come vedete, io riprendo sempre l'Embass perché vogliamo fare value. Vedete, cominciamo a per esempio scry 1, pesco, vedo che c'è, riempiamo il board. E cominciamo anche ad attaccare perché, come abbiamo detto, lui più avanti è meno e e vinciamo. Passiamo al terzo match. Penso di sì. Ok, dovrebbe essere contro un altro mazzo popolarissimo su MTGO, molto budget, che è Blackburn. Qui vedrete anche uno splash rosso, ma in realtà è semplicemente. No, non c'è il rosso, ci sono i bouncemen, però. Ok. Lui parte aggressivo. Noi comunque non stiamo messi male. Abbiamo già un Glintok a terra di terzo turno, una Trapen. Abbiamo fatto cose. Lui ci ha mandato 11 in pochi turni, quindi. Non male per lui. Noi facciamo Kiba. Molto bene, molto bene. Lui comunque continua a tirare i colpi. Facciamo l'Embass. Il fortissimo l'Embass, come vedete, anti-aggro. Beh, fa un po' tutto, card selection, cose. L'Embass into l'Embass, spacco l'Embass, cose. Attacchiamo per 6. Sempre l'Embass. Quante volte abbiamo fatto l'Embass in questo video? 40. Boh. Lui cerca di resistere, ma noi comunque abbiamo tante tante carte a terra.
non facciamo remover assolutamente. La creatura più forte. Ok, Indoctrination Attendant. Altra carta bellissima, ragazzi. Ok, passiamo al G2. La mano non è per niente brutta. Una carta forte qui è Dawnbringer Cleric. Lui fa tutti questi incantesimi che non sembrano forti, ma invece lo sono come. Qui abbiamo sedato un discordo, ragazzi. Allora, abbiamo tolto due diti perché lui comunque fa tutta una serie di creaturine. Comunque, c'è anche flipparlo non è il top. Abbiamo tolto un Indoctrination Attendant. Abbiamo messo Dawnbringer Cleric e le due creature che fanno guadagnare vite. Due mana, 1-3, guadagno 3. Qui un attimo di ragionamento. Abbiamo fatto Bouncing, abbiamo scartato una carta. Siamo pieni di cose. Abbiamo messo anche un Omen of the Sun, veramente simpatico. Una carta veramente simpatica, signori. E ci ha aiutato anche molto in questo match, perché oltre a proteggerci, quando entra guadagniamo 2, facciamo anche due pedine. Quindi è proprio una carta anti-aggro. Anche se non l'ho vista molto giocata negli ultimi anni, io la provai anche, ma non era così giocata. Ripeto, una copia va bene, va bene. Ok. Qui teniamo, stiamo parecchio bassi, lui sta a 33 punti vita, per dirvi. Il suo non è un mazzo da sottovalutare, manco per niente. Ok, noi facciamo Omen of the Sun. Se non sbaglio si chiama così, sì. Prendiamo due. Facciamo due pedine. Lui fa gatto addirittura. In più botto, quindi perdiamo 4. In pratica è una galvanica a 2. Lembas, facciamo il nostro turno. Guadagniamo vite. Facciamo Bouncement. Giochiamo Draben. Attacchiamo con il nostro volante. Nostra creatura volante. Lo turno pesca, fa cose. Noi cominciamo a fare un board sostanzioso perché comunque dobbiamo ridurre il gap. Indoctrination Attendant in questo frangente, ci offre anche una win condition, come dire, alternativa, perché sia lui che il suo token, cioè il token che produce, hanno toxic. Quindi possiamo vincere anche in tempo, questa è una cosa da non sottovalutare. Questo è uno dei motivi principali anche perché ho portato questa lista, perché ha veramente tante soluzioni, ragazzi. Sia per quanto riguarda il value contro control, sia proteggersi contro gli aggro. Come vedete, in questo caso ho fatto sì, ben 8 punti vita ci ho tolto, mando quasi a 0. Ok, pian piano noi recuperiamo. Vedete, abbiamo fatto finito il nome of the sun, lo riprendiamo, facciamo board. Quindi, oltre a proteggerci, andiamo a colpire il nostro avversario. Va bene così. Abbiamo anche una mano molto buona. Ragazzi, io vi ringrazio per essere passati. Ricordatevi di mettere like e di iscrivervi. Ciao a tutti.